Stare attenti alle scadenze. Salerno Sviluppo non si tira indietro al grido d'allarme degli ex lavoratori della De Info. Durante un incontro durato alcune ore, nato dall'esigenza di dare una forte accelerazione alla vicenda che ormai si trascina drammaticamente da anni, si è in parte deciso il futuro dei lavoratori dell'azienda operante sui soli ex MCM di Fosso Imperatore. L'importante adesso è stare attenti alle scadenze in un certo senso. Esattamente, perché in buona sostanza di questi 23 lavoratori della De Info, 5 dovrebbero essere ricollocati a settembre dalla Vepral e gli altri dalla ex De Info e quant'altro. Allora a questo punto noi dobbiamo stare attenti alle scadenze. La scadenza più grande è quella là della cassa integrazione. Prima della cassa integrazione si dovrà ricollocare queste persone. Ecco la richiesta della UGL del piano B, che praticamente dovrebbero essere altri imprenditori a ricollocare questi lavoratori. Abbiamo delle prospettive che io ritengo positive. Insieme a Salerno Sviluppo stiamo creando le condizioni concrete affinché questi lavoratori siano ricollocati ad altra occupazione. Questo ovviamente è dettato da tempi molto stretti, perché questi lavoratori da qui ai prossimi 6-7 mesi si ritroveranno senza indennità di mobilità. E diciamo che questa è una data che a noi preoccupa moltissimo e abbiamo sottolineato in questo incontro di oggi di mettere insieme tutte le sinergie e fare in modo che arriviamo a questa data con delle possibilità concrete di ricollocare questi lavoratori. Le scadenze vanno, ci va prestata attenzione, siamo convinti che gli accordi fatti da parte sia dell'impresa ma da parte della Salerno Sviluppo e da parte degli stessi lavoratori, dei sindacati che abbiamo costruito dopo un lungo percorso in questi mesi, ma sempre con una volontà costruttiva, una volontà del diritto comunque al lavoro per il quale noi siamo qui. Sono molto fiducioso per questo, molto molto fiducioso, e il percorso continua.